Io ho avuto la grazia di crescere in una famiglia in cui la fede si viveva in modo semplice e concreto. Ma soprattutto è stata mia nonna, la mamma di mio padre, che ha segnato il mio cammino di fede. Era una donna che ci spiegava, ci parlava di Gesù, ci insegnava il catechismo. Ma ricordo sempre che i Venerdì Santi ci portava alla sera alla processione delle candele. E alla fine di questa processione arrivava il Cristo giacente e la nonna ci faceva, a noi bambini, inginocchiari e ci diceva: guardi, è morto, ma domani resuscita. Ho ricevuto il primo annunzio cristiano proprio di questa donna, della mia nonna, no? È bellissimo quello. Il primo annunzio in casa, con la famiglia, no? E questo mi fa pensare al lavoro di tante mamme, tante nonne nella trasmissione della fede.